Behrouz Bouhani, cosa c'è da sapere? Lui è un giornalista, poeta, curdo-iraniano, è cresciuto in un villaggio al confine con l'Iraq negli anni Ottanta, quindi già lì, già nell'infanzia, già da ragazzo ha vissuto la guerra che c'era ai tempi, Iran-Iraq. Si è poi spostato a Teheran, dove ha studiato, e ben presto ha conosciuto la persecuzione politica, religiosa, etnica, e insomma ha deciso di partire alla volta dell'Australia, l'Australia che proprio in quegli anni ha cambiato drasticamente la sua politica d'asilo. Si è trovato in Indonesia e poi è salpato appunto con l'intenzione di arrivare in Australia e chiedere l'asilo politico. È stato però poi deportato assieme ai suoi compagni di viaggio dopo un viaggio in mare tremendo sull'isola di Manus, che è un'isola in Papua Nuova Guinea, apparentemente quelle isole paradisiache del Pacifico, ma è stato messo in un centro di detenzione che era una vecchia base militare, un centro dove ha vissuto violenza, umiliazioni, sopraffazioni, condizioni igieniche rivoltanti e un sistema proprio carcerario che toglieva ogni umanità e che è stato assolutamente durissimo. Lui c'è stato per 6 anni e mezzo e a un certo punto ha cominciato a scrivere dei testi. È molto difficile scrivere in quelle condizioni perché le guardie facevano delle regolari perquisizioni delle celle e perquisivano ogni materiale, non era possibile scrivere, ma lui in un qualche modo è riuscito a trafugare, a trovare un cellulare e mandava dei testi WhatsApp prima a un numero finto per le sue bozze in lingua farsi, e quando poi era sicuro del testo li mandava a qualcuno in Australia che poi le ha mandati a Omid Tofighian, che è un professore di filosofia iraniano-australiano. E Omid Tofighian ha messo assieme tutti questi testi che gli arrivavano dall'isola di Manus e ne ha fatto un libro, e che è stato pubblicato appunto nel 2018 ed ha subito avuto un enorme successo. Nel 2018 Behrouz Bouhani era ancora sull'isola di Manus, e però è diventato un caso letterario. E quindi a un certo punto, alla fine del 2019, quindi non tantissimo tempo fa, un'associazione letteraria della Nuova Zelanda gli manda un invito per una serie di conferenze di presentazione del libro. Era un visto di un mese per la Nuova Zelanda, e così Behrouz Bouhani si sposta, arriva in Nuova Zelanda, poi arriva il Covid, si prolunga il suo viaggio, chiede asilo, lo ottiene e adesso vive in Nuova Zelanda, ha un incarico in università e continua la sua attività da lì. È molto prolifico su Twitter anche, quindi chi lo vuole seguire, vuole farsi un'idea di cosa pensa anche delle cose attuali, lo può seguire lì. E quindi avete fatto un'ottima scelta questa mattina a svegliarvi presto e venire qui, perché penso che sia un'occasione abbastanza unica per poter parlare direttamente con Behrouz Bouhani, che ha avuto un'esperienza di vita così incredibile e anche la capacità di mettere questo in parole. E quindi nel suo libro non si trovano soltanto delle osservazioni, si trova molta cronaca di quello che è successo, di quello che lui vedeva, dei rapporti anche tra prigionieri, si chiamano così, anche se erano richiedenti l'asilo, ma di fatto prigionieri,
ma anche molte considerazioni proprio sul viaggio interiore che uno fa quando è in quelle condizioni. E quindi ci sono delle parti anche molto poetiche ed è incredibile che lui sia riuscito in mezzo a tutto a trovare le parole per dirlo anche a noi, per raccontare questa esperienza anche a noi. E io direi, quindi, a me è sembrata una strategia di resistenza questa scrittura, ma vediamo adesso Beruz cosa ci dice, cosa ci racconta. Tra l'altro salutiamo anche chi ci sta seguendo online, chi non è qui a Chiasso con noi, ma ci sta seguendo magari dal suo computer o dal suo telefono a casa. Quindi vediamo se Beruz c'è. Hello, hello Beruz, welcome to Chiasso Letteraria. Yeah, hello. Yeah, thank you very much for having me. So I hope that you are well. We are in lockdown in New Zealand. Yes. Right now. Romana? Si capisce malissimo. Sorry, we didn't get exactly your first words that Romana will tell our audience. What did you just say? Nothing. Just I say thank you for having me. Okay. Grazie dell'invito. Okay, wonderful. So Beruz, first of all, prima di tutto vorrei chiedere a Beruz cosa pensa lui sui fatti d'attualità che non possono lasciarci indifferenti. Si parla di rifugiati, di asilo e abbiamo tutti in mente le immagini di chi cerca di scappare dall'Afghanistan, di chi non ce l'ha fatta, di chi è già lì da anni in campi rifugiati fuori dai confini. So Beruz, we are all very touched by the pictures we see on TV of Afghan refugees these days. What is unfolding there is quite puzzling. So first of all, I would like to ask you, what are your thoughts about what is going on with Afghan refugees right now? Yeah, I think that is a very good that you started the conversation with that. So the refugees Afghan refugees, we have a war in Afghanistan for more than 40 years. And for more than 40 years, people have been leaving Afghanistan and they just became homeless and refugee all around the world. So everywhere on this earth, everywhere that you go, you can see some Afghan refugees. And I think that is the reality of Afghanistan. But these days actually became worse. So right now that I'm talking with you, thousands of refugees, Afghan refugees are stopped in the border between Afghanistan and Iran, and also the border between Pakistan and Iran. Although more than 2 million Afghan people have been living in Iran for more than 2 decades, and also 3 million or 4 million in Pakistan. But the problem is that the refugees who live in Iran, I know what is happening in Iran. So in Iran, actually the refugees, Afghan refugees have been living in a very critical situation. They have been deprived to have a document, and also most of them cannot have access to education, to the universities. Many of them do, but most of them cannot do that. And also they are discriminated in that country. So that is the reality of the refugees in Afghanistan these days. And, you know, we should never forget that those Afghan refugees who have some money or have some support, they are able to live
or they were able to leave Afghanistan by plane. You know, we saw, but what about other people in Afghanistan? So I can talk about Taliban, that how this group is not changed. They are same as before. And what they are saying to the world is the big lie. And so still they are following the same ideology. And I think the situation is getting worse for Afghan people. That is what I think, and I'm sure, quite sure about it, that the situation is getting worse in the near future. And probably we will have a new wave of refugees from Afghanistan. That is the reality of Afghanistan these days. Dunque, sono contento che tu mi abbia chiesto innanzitutto dell'Afghanistan, è un buon modo per iniziare questa intervista. Allora, bisogna innanzitutto dire che l'Afghanistan è un paese che è in guerra da oltre 40 anni e che quindi le persone da oltre 40 anni cercano di scappare dal paese e le persone sono rimaste appunto senza casa, sono diventati profughi e li troviamo in tutto il mondo. In tutto il mondo ci sono dei profughi afghani. La situazione adesso però è molto peggio perché ci sono circa 1000 persone che stanno cercando di scappare dal paese che sono ferme al confine e non le fanno uscire, al confine con l'Iran per esempio. Vi ricordo che oltre 2 milioni di persone vivono in Iran da oltre 10 anni, oltre 2 milioni di afghani ovviamente, e oltre 4 milioni di profughi afghani vivono in Pakistan. I rifugiati in Iran si trovano in una situazione molto molto critica, nel senso che gli hanno tolto i loro documenti, la maggioranza di loro non ha accesso all'istruzione, università o altro, la maggioranza è discriminata nel paese, questa è la realtà. E non dobbiamo neanche dimenticare che quelli che sono riusciti a scappare sono persone che avevano i mezzi per farlo, mentre gli altri, molte altre persone che vorrebbero abbandonare il paese non lo possono fare perché non hanno i mezzi. Per quanto riguarda i talebani sono gli stessi di sempre e quindi quella che stanno presentando al mondo, questa faccia un po' ripulita, è una bugia senza confini. La loro ideologia è sempre la stessa, la situazione in Afghanistan sta peggiorando e secondo me in futuro vedremo una nuova ondata di profughi. Vorrei sapere cosa pensa del fatto che gli Stati Uniti hanno mandato i rifugiati afghani che volevano asilo negli Stati Uniti, in Uganda e in alcuni paesi in Uganda e Ruanda, dove dovrebbero stare per 6 mesi, mentre si valuta la loro richiesta d'asilo. È una proposta che appunto lascia un po' interdetti, perché da un lato uno dice, beh, se il tuo problema è fuggire i talebani, avere un tetto sopra la testa, avere del cibo, essere al sicuro, magari può essere anche una buona soluzione, però può nascondere delle insidie. Quindi voglio sentire Behrous Burhani. The United States started to send some Afghan refugees to Uganda and Rwanda, and now even Somaliland said they were ready to host some, to have some refugees from Afghanistan on their land. The idea is 6 months, as was told you on Manus Island, 6 months in the beginning. What do you think of this idea of sending some people to an African country? I think now we have a model in the world, which is the Australian model. And unfortunately, it's getting, more and more countries are following this model, that they transfer or banish the refugees to a poor country, to a country which is not capable to host the refugees, which is not capable that the refugees start a new life there. And so that is a model that Australia established, is banished refugees to Manus Island, to Nauru, to the Pacific Islands, to the remote islands, and keep them for years. And I think now that I'm talking with you,
UK is following that. So UK is going to do that to banish the refugees to some African countries. And also Denmark already did that. And also, and now we see that America is doing that too. They said it is for 6 months, but my question is that Australia said that as well, you know? So just to process people in those islands, and also, you know, America is saying that, you know, it's not exactly same because the Australian version was too brutal, but I mean, that became like a model. Australia became an example for many countries. And I think that is very dangerous because I think in future more and more countries will follow this example, follow this model. So hopefully that they don't keep the refugees in Uganda and just transfer them to America to start a new life, because these countries are not capable to host the refugees. You know, even they cannot protect their people, you know, how they want to, you know, and you know, that is a colonialism mentality, this kind of policies to transfer the refugees to a poor country and force them or give them some money to agree with that. It is established on colonialism mentality. Sì, quindi quello che ha iniziato a fare l'Australia, che è successo a me, è diventato un modello a livello mondiale. Sempre più paesi seguono questo tipo di esempio. Quindi l'idea di mandare questi profughi in paesi poveri, paesi che non sono in grado di accoglierli, paesi dove questi profughi non potranno mai iniziare una nuova vita, come appunto l'isola di Manus, dove sono finito io. Queste isole sperdute in mezzo al Pacifico, dove i profughi restano per anni poi. Mentre stiamo parlando noi qui, bisogna sapere che anche il Regno Unito sta seguendo questo tipo di esempio e mandando appunto i profughi in paesi africani. La Danimarca l'ha già fatto, gli Stati Uniti appunto ora lo fanno, e dicono che queste persone rimarranno in questi paesi africani per 6 mesi, ma è la stessa cosa che dicevano nel mio caso gli australiani, che sarei rimasto per 6 mesi appunto su quest'isola di Manus mentre si sbrigava la mia pratica d'asilo, ma poi si è vista come è andata a finire. Gli Stati Uniti non lo dicono proprio a chiare lettere, ma si tratta davvero di un modello, quindi l'esempio australiano ha fatto scuola, e questo è molto pericoloso perché sempre più paesi seguiranno questo esempio, che io però spero venga prima o poi abbandonato, appunto. Spero che i profughi non debbano rimanere lì troppo a lungo e vengano trasferiti appunto negli Stati Uniti, in Inghilterra o altrove. Ripeto, questi paesi non sono in grado di accogliere i profughi, di proteggerli, e questa è semplicemente una mentalità colonialista, cioè il pensiero che basti dare un po' di soldi a questi paesi poveri per far fare loro il lavoro sporco. Bruce, let's start with your experience now. Allora, vediamo la sua esperienza diretta, poi semmai torniamo sulle questioni più generali. E quindi vorrei sapere qual è stata la sua vita in Iran, quando e come mai ha deciso di partire. So, when you were in Iran, why and when did you decide to leave? Yeah, was working, so I was born as a Kurd, and I was born in Kurdistan in the west of Iran. So as you know, the Kurdish people have been struggling with central governments and colonial system for decades in Middle East, in Iran, in Turkey, in Syria. And so that is the history of Kurdish people, and the central government always have this plan to destroy our culture and break our resistance.
So, well, when I was in Iran, I was working as a cultural activist and a journalist. I was working to keep the Kurdish culture alive, you know, to educate people that how is important to respect their culture, their language, their music, their history, their identity. And so I was working on a magazine. So this magazine was what we were publishing, that magazine underground. So we were working, we were teaching the people, families, to how to respect their culture, their language. And after that, after a while, the SEPA agency, I mean the intelligence service of Iran, they attacked our office and arrested some of my colleagues. So that's why I didn't feel safe and I had to leave, you know. And I just wanted to reach to a place, to a free land, just to continue my work. And that's why I left. Quindi io sono curdo, lo sapete, e vivevo nella parte occidentale dell'Iran e sicuramente sapete appunto che il popolo curdo ha sempre avuto problemi con i vari governi che si sono succeduti nel paese e con il sistema coloniale in generale, ma questo non solo in Iran, anche in Turchia, in Siria, in Iraq. E la storia dei curdi è sempre stata quella che gli altri governi, gli altri paesi hanno cercato di distruggerla, di rompere praticamente la resistenza del popolo curdo. Quindi io in Iran ero sia giornalista che attivista curdo e il mio obiettivo era di mantenere viva la nostra cultura, la nostra lingua, istruendo le persone, i miei appunto amici curdi, nella nostra lingua, nella nostra storia, la nostra identità. Lavoravo a una rivista underground e nel contempo insegnavamo appunto alle persone, alle famiglie a rispettare la nostra cultura e la nostra lingua. Poi un giorno i servizi segreti iraniani sono venuti nei nostri uffici, hanno arrestato alcuni dei miei colleghi e io mi sono reso conto che non ero più al sicuro, ho deciso di partire verso un paese libero. Ecco, allora vediamo cos'era il suo piano e come mai alla fine è finito a Manus, all'isola di Manus. So, what was your plan, Behrouz, and how did you end up to Manus Island? Yeah, actually, it was quite accidentally, because I had to leave Iran as quick as possible. So that's why I couldn't have a plan where I should go and how I should. So I had to use the first chance to leave the country. So that's why the smuggler and the people who wanted to actually help me to leave the country, they say that so they are able to send me to Indonesia. And if I don't feel safe there after that, they are able to send me to Australia. So I went to Indonesia. I was there for 3 months, but the situation was really very unsafe for refugees in Indonesia. And anytime it was possible that they just arrest me and deport me back to Iran. So the And they did that on many people. They deported many people. So anytime that police stopped you at the street or somewhere, they just send you back, deport you back to Iran. So without question, you know, that was very interesting that even they wouldn't ask any question, just they deport people. So that's why I decided to take that risk, go to Australia by boat. So that was, so I ended up in Australia, then they banished me to Manus Island in Pacific Ocean. È
È stato un po' casuale in realtà il fatto che sia finito in Australia, perché io dovevo lasciare il paese in fretta, lasciare l'Iran in fretta, e quindi non ho fatto in tempo a elaborare un vero e proprio piano. Dovevo utilizzare la prima possibilità a mia disposizione per lasciare il paese, quindi mi sono affidato a dei passatori, a questi trafficanti di esseri umani che mi hanno portato in Indonesia dapprima, dove però mi hanno detto: se non ti sentirai al sicuro qui, poi vediamo di farti arrivare in Australia. Sono stato in Indonesia per 15 mesi, la situazione non era assolutamente sicura per i profughi e potevano arrestarti in qualsiasi momento e rispedirti indietro in Iran, cosa che è successa. Molte persone sono state deportate di nuovo verso l'Iran. Bastava che ti fermasse appunto la polizia, ti facesse delle domande e tu tornavi da dove eri arrivato. Quindi ho deciso di imbarcarmi su una nave per andare in Australia, dove sono arrivato e da dove poi invece mi hanno fatto continuare il viaggio verso l'isola di Manus. Anche la parte sull'Indonesia è molto ben descritta nel libro. La fame, la paura, la condizione lì è stata descritta davvero in maniera molto precisa. In maniera altrettanto precisa è le condizioni sull'isola di Manus, quindi le condizioni di deumanizzazione proprio delle persone. Quindi forse è su questo che Berus può dirci qualcosa. So you describe very well in your book the condition in Indonesia, so the fear of being caught, the hunger and difficulties, but you also describe very well the process of dehumanization in Manus, so the system actually, what makes people deprived of their humanity, of their personality. So could you please describe this system to us? Yeah, actually, I am Omid Tofikyan, the translator of the book. He translated actually most of my articles that I did alongside Munes Mansouri. So they translated the articles. I and Omid, we have been working on a theory which called Manus Prison Theory. And this Manus Prison Theory actually is our base, to explain the system in Manus Island. So what we say, actually, and in the book that I describe, that this system in Manus Island, this system which exists in Manus Island, so I can't explain about it, just I want to first say this, that this system in Manus Island that I describe has many twins, many similar systems in our society. I mean, in the New Zealand, in Switzerland, in Australia, everywhere. In the modern life, we have many similar prisons, same as the Manus prison system. That is Manus prison theory that we explain and we talk about this, on our works. But you should translate this, then I talk about the system. What is this system means? Okay. Sì, quindi allora innanzitutto, come già diceva prima Bettina, la prigione, questo campo di prigionia sull'isola di Manus era una vecchia base militare, quindi era una cosa che già esisteva. Io nel mio libro e prima anche negli articoli e in seguito anche su altri articoli ho spiegato esattamente come funzionava il sistema. Prima di entrare proprio nel merito di come funziona il sistema, va però detto che questo sistema ha molti emuli, o comunque ci sono molti sistemi simili a questo in altri paesi. Non da ultimo anche in Svizzera, nel senso che tutti i vari sistemi in base ai quali vengono sbrigate le pratiche d'asilo si assomigliano un pochino. E adesso vi dirò nel merito, nello specifico, che cosa aveva di particolare quello sull'isola di Manus. Ok, please. Yeah, actually this system, if I say it in a simple word, it is a system which designed to take your identity, to
dehumanize you, dehumanize the refugees, and take your individuality, take your freedom, take your humanity, you know, and generally take your identity. That how the system designed for, you know, and reduce the refugees and the detainees to some numbers without identity. So how they do that? Actually, they do that by through a bureaucratic system that the detainees, when they wake up at morning until they sleep, they go through many, they live through many rules and bureaucratic system inside the prison. Even when they want to have food, even when they want to have access to medical system, if they want to, for everything, for simple thing, even when they want to get a razor, when they want to, you know, get an orange, get a fruit, you know, for everything, these refugees, these detainees should go through a bureaucratic system. And that is how the system actually, it is a system of control, you know, that the detainees always feel that the camera is there. They live on the camera, the refugees, the detainees feel the guards, feel, and you know, all of this actually happened through a bureaucratic system, but in the same time, they create competition between the detainees. Actually, they create hate between the detainees, that the detainees hate each other. That's what the system wants, you know? So that is the whole system that I try to explain in a simple way. But again, I should mention that this system that I describe, I say it is a systematic torture, and we see similarity between this system and the systems in our societies here, you know, in the universities, in the airports, in the medical system, everywhere, the everything, I mean the modern life. But what I say is that Manus prison system is the original one. Sì, dunque l'obiettivo principale di questo sistema, proprio per questo che è stato creato, è togliere l'identità delle persone, dei detenuti, quindi deumanizzarli, togliere loro il loro individualismo, la loro libertà, la loro personalità, ridurli a dei numeri sostanzialmente. E come viene raggiunto questo obiettivo? Beh, con la burocrazia, nel senso che da quando si svegliano i detenuti devono seguire tutta una serie di regole veramente molto dettagliate per qualsiasi cosa, per mangiare, per avere accesso al sistema sanitario, ma anche per le cose più banali, per ottenere un rasoio, un'arancia, devono seguire la burocrazia proprio passo passo. È un sistema che mira al controllo, i detenuti si sentono sempre osservati da queste telecamere, si sentono come se ci fossero degli occhi di Dio che li guardano costantemente, e attraverso la burocrazia quindi si riesce anche a creare una concorrenza, veramente una lotta tra i detenuti, che alla fine si odiano, perché uno vuole sopraffare l'altro, avere più dell'altro, ed è questo proprio a cui mira il sistema. Io ho cercato di spiegarlo nel modo più semplice possibile nel mio libro, ma alla fine dei conti si tratta veramente di un sistema di tortura sistematica, che peraltro si ritrova nelle nostre società, magari in maniera più edulcorata, ma altrettanto brutta, in altri ambienti che possono essere quello universitario, in un aeroporto, nel sistema sanitario stesso.
E naturalmente adesso ci sarebbero tante domande che seguono a queste spiegazioni. Io comincerei a chiedergli di alcuni personaggi che lui ha descritto molto bene e che ci aiutano a capire di più il sistema in maniera concreta. Uno è appunto il prigioniero che alla fine arriva sempre primo, mangia le cose migliori così, che lui chiama la mucca, e l'altro le guardie, sia quelle australiane che quelle della Papua. So you describe very well the unease among prisoners, and there are a few, perhaps we can focus on a few people you describe so that we can have a more vivid idea. So I would start to ask you about the man you say, the cow. Who was the cow? What did you observe? And when did it come to your mind that you want to describe him? Actually, the cow, we should say that, you know, the process of dehumanization, what does mean? What is the process of dehumanization? Just to reduce human being to a position which is like an animal, you know? But actually, the people in that context, they are not animals. So they are actually, they put them in a situation to act like an animal. So, I mean, that's why I named this character as a cow. But actually this cow, for me, is a very sweet and interesting character. The way he chose to live, you know, just follow the rules and just think about providing food on and feed himself, and in that competition that I talk about it, the cow always is first, you know. So that is a way that he choose to survive, you know. And but what I actually decided to create this character, actually, because in that context, I myself was in that position as well, you know, and sometimes I had to struggle to feed myself, you know, and so that was just a model for me, for all of the detainees to follow. And that's why I say the cow. So cow was someone who always was first, you know. And in our society here as well, you know, the system actually force people in to just forget about their humanity and always be competitive to reach to. So in that prison was reach to food, but in this society, reach to positions and I don't know, you know, achieve, but without principles. So cow is someone who doesn't have a principle. Cow is someone who just think about himself, you know. So that is the character. So that character exists, I think, everywhere. Allora, che cos'è questo processo di deumanizzazione? Si tratta di ridurre gli esseri umani in una condizione simile a quelle degli animali. E quindi, non dico che le persone erano animali su Manus, però le persone si comportavano come se fossero degli animali. Per questo io ho deciso di chiamare questo personaggio la mucca, che in realtà non era un personaggio in assoluto sgradevole, aveva anche degli aspetti dolci e piacevoli. Era semplicemente uno che seguiva le regole alla lettera, per esempio per ottenere da mangiare, e che riusciva a sopraffare gli altri in questa lotta per la sopravvivenza. Lui arrivava sempre per primo. E quindi ho deciso di descrivere questo personaggio anche perché in parte io stesso ogni tanto mi riconoscevo in lui. Anch'io dovevo lottare tutti i giorni per trovare da mangiare.
E diciamo che anche nella nostra società il sistema spinge le persone a competere con gli altri, a dimenticare il loro aspetto umano e a fare in modo di sopraffare gli altri appunto per raggiungere qualcosa. Sull'isola di Manus era il cibo quello che volevamo ottenere, nella nostra società magari è una posizione sociale. In linea di massima, la mucca chi è? È una persona che non ha principi, è una persona che pensa solo per sé e che si trova purtroppo anche in altri ambiti, non soltanto sull'isola. Vediamo allora le guardie. C'erano le guardie australiane, che in parte erano anche criminali praticamente, che hanno ucciso dei prigionieri, e poi c'erano le guardie della Nuova Guinea Papua, dell'isola di Maus, insomma degli abitanti di lì. Vediamo un po' cosa ci racconta. You described largely about the guards that were there, the different guards, and we see two categories, the Australian guards that were with no empathy and partly criminal people who killed prisoners. And then the other guards from New Guinea, Papua. Can you start to describe us your relationship to the first category of guards? Yeah, you know, as I describe in the book, you know, there is a, and at the beginning I mentioned that the whole policy is established on colonialism mentality. And we see that in the book, you know, that how the local guards, I mean, the relationship with the, and their position in the system, I compare that with the Australian guards, that how there is a, like a hierarchy system there, that the Australian guards in on top and the local guards are just following their orders, you know. So, but I describe as well that the local guards actually don't care about the system, you know. They have a free side, they have a free soul as well. So that's why the relationship between the detainees with Australian guards is very brutal relationship, and they hate each other, or they have conflict. But the relationship between the detainees and local guards, I don't say that it is nice, but it is paradoxical, you know. They have conflict, but sometimes they have a sympathy as well, because both of them are victim under the Australian system. So it's very paradoxical, you know, the relationship between the local guards and the refugees compared to the relationship between the detainees and Australian guards, which is very clear. They don't like each other. So it's very clear. And sorry, the Australian guards were ex-soldiers, partly. Ex-soldiers in Iraq and so on, you write on your book. Yeah. Many of them. Did I mention that in the book? That is good. I forgot. Yeah. Many of them were soldiers in Afghanistan and in Iraq. So, and many of them were working in prison in Australia for many years. So, yeah, that was the history. Sì, allora, nel libro io appunto parlo di questa politica, quindi carceraria, basata di nuovo sul colonialismo. Le guardie locali, quindi quelle della Papua Nuova Guinea, sono state inserite in questo sistema e hanno una posizione molto diversa rispetto alle guardie australiane. Per esempio, appunto, loro seguono semplicemente gli ordini delle guardie di prima categoria, se vogliamo, sono un po' delle guardie di seconda categoria. E
in un certo senso loro riescono anche un pochino a lavorare al di fuori dal sistema, c'è un aspetto di libertà, sono delle anime più libere rispetto alle guardie australiane, per cui il rapporto tra i detenuti e le guardie australiane è brutale, basato su un odio reciproco e ci sono conflitti costanti. Quello con le guardie locali invece non dico che sia bello, ma è perlomeno paradossale, perché sì, ci sono conflitti tra i detenuti e le guardie locali, ma c'è anche un aspetto di simpatia, se vogliamo, anche perché queste stesse guardie sono vittime del sistema australiano. E poi Bettina appunto ha chiesto sull'origine di queste guardie australiane, dicendo che c'era nel libro, lui dice no, in realtà l'hai scoperto tu perché io non l'ho scritto nel libro, si tratta di reduci quindi della guerra, delle guerre in Afghanistan, delle guerre in Iraq o di ex appunto guardie carcerarie nelle prigioni australiane. Adesso bisogna vedere un po' quali sono state le strategie di sopravvivenza in questo sistema, e forse la sua è stata la scrittura, come tanti altri prima, non so, Nelson Mandela nei suoi anni di carcere, su Robben Island, anche lui aveva cominciato a scrivere un diario che poi è stato distrutto dai carcerieri varie volte, ma poi ce l'ha fatta, e quindi vediamo un po' quali sono state le sue strategie di resistenza, forse anche a parte la scrittura. So we are talking about strategies of resistance, strategies of survival. You describe a few in your book, but I imagine writing for you was the key strategy of survival. Or how? Tell us about this. Yeah, always I say that, you know, so we were resisting in front of that system just to survive. And for me was, you know, resistance to survive and also to challenge the system, to challenge Australian system, and to expose the system, you know. And this, when I say expose the system, it's not mean just make people aware of what is happening in that island, you know, just to actually create some works that people understand the system, people understand what is happening, what was happening in that island. You know, it's not only awareness. Awareness is not enough, you know. So, but writing, you know, in all of that, that I said writing or creating artwork, actually is not only, it's not only helping other people, is not only recording a history. Actually, the first thing is that actually writing helped me to survive. I mean, I myself. So the first person that I helped, the first person that I impact was not the readers or refugees. You know, the first person was myself, you know, just to keep my identity as a human, you know, and survive. And when I say survive, survivalness is not mean that just you come out of that prison and be alive. You know, survivalness is mean that your brain is healthy. You are mentally, you are healthy. So that is survivalness for me. And I think I did all of that. I survived through my writing and creating work. And, you know, to actually resist in front of that system, any detainees find a way to resist.
You know, for me was writing and exposing the system, but for others could be different things. Although many people were writing, many people were creative. But for my understanding is that to challenge that system, the best way is to be creative. Yeah, and that's not mean only writing. Yeah, you can be creative in any way. Yeah. Funniness, you be a funny sometimes is the most creative way. Quindi l'obiettivo appunto era di resistere al sistema, di sopravvivere. Ma per me, oltre a questi due obiettivi, c'era anche quello di sfidare questo sistema australiano, di esporre, di far capire al mondo che cosa stava succedendo in Australia e su queste isole. Per me non era abbastanza che le persone diventassero coscienti di quello che stava succedendo. Io volevo proprio mettere in parole precise affinché le persone capissero a fondo che cosa succedeva lì. E questo può essere raggiunto appunto con la scrittura o con qualsiasi tipo di attività creativa, e che non serve soltanto ad aiutare gli altri a capire o a registrare dei fatti storici, ma proprio serve ad aiutare una persona come me che era detenuta su quest'isola a sopravvivere. Quindi oltre a voler aiutare i lettori, aiutare gli altri profughi, io l'ho fatto soprattutto per aiutare me stesso a mantenere, a salvaguardare la mia identità di essere umano. E sopravvivere non significa soltanto uscire vivo da quell'esperienza, quindi lasciare la prigione, andarmene, ma significava anche sopravvivere in maniera sana, con appunto sano di mente, potendo anche andare avanti e avere una vita normale dopo. E io sono riuscito a fare tutto ciò grazie appunto a questo mio lavoro creativo, grazie alla scrittura che mi è servita per resistere al sistema. E devo dire che ogni detenuto poi trova il suo sistema personale di sopravvivere. Per me è stata la scrittura, per altri altre cose. Molti altri prigionieri però scrivevano appunto per sfidare questo sistema con la creatività. Allora, appunto, è riuscito a sfidare il sistema, ma comunque a sopravvivere per 6 anni in uno stato appunto di sanità mentale, in condizioni appunto igieniche assolutamente rivoltanti. E comunque vedendo tante situazioni assolutamente disperate, quindi ci sono stati più di 100 suicidi a Manus Island nel periodo in cui lui è stato lì. E vorrei sapere quali tracce ha lasciato questo nella sua vita attuale. So you survived Manus Island with his horrible hygiene and sanitary conditions you describe, and with these terrible situations with the other detainees, with all these suicides, killings of prisoners, even of your friend, and you describe even people losing their mind in the book where we can see it. So I wanted to ask you, what traces are there now in your life today about this experience? Yeah, I think for me, and now actually I don't think about it, just, you know, I should find a way. So I live in New Zealand now. I'm active. Yeah, I continue to activism. So I work, and so these days just I'm you know, I have expanded my works to other groups, I mean marginalized people and minorities, ethnic minorities, and any kind of you know minorities in the society, and also to indigenous people, indigenous resistance. So I expanded my work, and so I have been working. So I think this year my second book is coming out, which is actually a collection of my articles that I did in Manus Island, and later after that, so we will publish this book soon.
this year, hopefully. Just I'm working on my own projects. There are many projects actually, so that is my work, my life. Ma fondamentalmente io preferisco non ripensare a quello che ho vissuto. Quindi io adesso sono attivo su diversi fronti, ho un po' esteso il mio lavoro, ampliato anche ad altri gruppi di persone, quindi persone marginalizzate, minoranze etniche, gli indigeni, eccetera. E sto per uscire con un secondo libro, una seconda pubblicazione, la raccolta degli articoli che ho scritto quando ero sull'isola di Manus e che mi auguro esca presto, anzi entro ancora alla fine di quest'anno. E ecco, appunto, sono attivo su diversi progetti al momento. Quindi è chiaro, si cerca di guardare avanti, di estendere il proprio campo d'azione, di non restare ancora imprigionati anche mentalmente su quell'isola, su quell'esperienza straordinaria, però c'è stata una cosa molto importante: un tribunale australiano ha dichiarato illegale le condizioni di detenzione sull'isola di Manus. Vediamo se questa è stata una cosa comunque importante anche per te. Behrouz Buhani, you move on. Now you don't want to be a prisoner with your mind still in Manus Island, but it was important that the Tribunal of Australia declared the conditions there illegal and they closed down Manus Island. This is an important step. Actually, they closed Manus Island, Manus prison camp, but still that system exists. Still, the policy towards the refugees is brutal. Still, many refugees are in detention in Australia, and many are actually about 100 people are in Port Moresby, the capital city of Papua New Guinea. I mean, they closed the prison camp in Manus Island, and they transfer people to Port Moresby. So still 100 people remain, but they are in Port Moresby, you know, which is the capital city of Papua New Guinea. And also 100 people are in Nauru Island. So, I mean, still the policy exists. You know, most of the refugees now are free. Probably 90% of the refugees were in Manus Island and Nauru. But still the system exists, still the law exists, still this mentality exists. So that's why I think it's really difficult to create change in a country like Australia, which the democracy in that country actually is broken. Politics is broken in that country. Sì, è vero, la prigione sull'isola di Manus è stata chiusa, però il sistema va avanti e ci sono ancora persone che sono imprigionate appunto in Australia, dei profughi in attesa appunto che vengano accolti o meno come asilanti, e poi quello che è successo è che dopo aver chiuso la prigione sull'isola di Manus, questi detenuti sono stati in parte anche trasferiti alla capitale della Papua Nuova Guinea, quindi un centinaio di persone sono lì, altre sono finite sull'isola di Nauru. E diciamo che il 90% di coloro che erano detenuti a Manus sono stati liberati, però il sistema, ripeto, è ancora in funzione, esiste. La legge che sta alla base di questo sistema è sempre in vigore, la mentalità è ancora lì. È molto difficile cambiare le cose in Australia perché tutto si basa sulla burocrazia e su questo tipo di politica. Ci torneremo sicuramente ancora con lui sulla questione fondamentale della politica d'asilo. Ma restiamo ancora per un momentino sull'esperienza isola di Manus, perché anche nel libro si vedono dei momenti comunque di gioia o di bellezza o di osservazione di qualcosa di gioioso, e questo stupisce ed è una cosa che però si trova anche in altri diari, appunto Nelson Mandela, ma addirittura Primo Levi quando parla dei campi di concentramento, il diario di Fossoli, Leopoldo Gasparotto, a un certo punto si mette in mezzo si mette a guardare il cielo e ha un momento di gioia e pensa che anche questa è una cosa che
questa capacità di provare gioia anche in condizioni del genere è una cosa che lo aiuta, e quindi mi piacerebbe sentire Berus cosa ne pensa. You describe some moments of joy as well, even in those conditions, even on Manus Island, some moments of beauty that you describe, and it's something that comes up also in other writings of this genre, of concentration camps. You have people writing about looking at the sky at a certain moment. Nelson Mandela on Robben Island, in his prison, he also describes some moments of beauty and of joy. So is this also a key to survival, the fact to being able to see beauty and feel joy even in those places? Yeah, definitely. I think satire, being funny, is the most, I think, creative way to actually live in a tragedy, because what's happening in Manus Island, Nauru, you know, it's a tragedy, you know. So, of course, you know, that suffering that you see, this suffering is not only your suffering, actually, you see around you, people you are living with them, that how they are struggling, you know, how they are suffering. And so in that context, in that situation, I think laughing is, you know, in the book we see the character Maysam the whore, you know, that character actually, he dance, he sing, he's funny, he make joke, you know, that is, it can be a character or a model how to resist in front of that system. So definitely, and I think, you know, we should appreciate people like Maysam the whore, because while they are exist, I think people feel life, you know, even for a moment, feel freedom. You know, so in that context, life continues, still continues. Quindi ci sono diverse strategie, diversi modi appunto per sopravvivere a una situazione tragica come quella che ho vissuto sull'isola di Manus, situazione di sofferenza non solo mia ma anche di tutti quelli che erano intorno a me. E questo può essere appunto dato dalla creatività, dato dal fatto magari di riuscire a ridere ancora, anche se soltanto per un brevissimo momento, ballare, cantare, scherzare. C'è un personaggio che descrivo nel libro appunto che fa un po' da modello di resistenza al sistema, che riusciva ad alleggerire un po' l'ambiente con queste strategie. E in fondo appunto il bello è che le persone si sforzano comunque e riescono a sentirsi vive, a sentirsi libere, anche se fosse soltanto per un istante, perché la vita continua. Ora abbiamo già sforato ampiamente, sicuramente ci sarebbero altre domande, ma c'è un amico che vorrebbe parlare con Berus. So Berus, our time is up. I'm very sorry because I would have a lot of other questions to you, but there is a friend now willing to talking to you. Abbiamo conosciuto Berus grazie a una persona che è qui in sala, quindi ci è sembrato doveroso anche simbolicamente far salutare Berus da parte di Chiasso Letteraria, da Jamal Sandi, che è un poeta traduttore, anche lui curdo di Iran, che per vivere e non per sopravvivere fa comunque l'autista, quindi con grande dignità. Jamal, ti prego di salutare Berus in curdo. Grazie mille per questa opportunità. Roj bashkak Berus. خوشحالم که لره تو و پیامی خود به گویم خلقه گنی لره
Grazie mille per questa opportunità, grazie alla Chiasso Letraria per il loro tentativo e quello che fanno, e riescono a trovare comunque delle voci che da forse non è facile trovare anche lo spazio per dire la propria storia, per raccontare la propria storia. Io stimo tanto anche Berus Buciani, che per me sta facendo una grande missione nella sua vita. Io capisco molto bene Berus, perché anche io ho vissuto in quegli anni dove lui è vissuto sulla stessa terra, o in quella situazione che lui nel suo libro descrive. In un punto diceva: prendi e fuggi. E questa è una realtà proprio che noi da bambini abbiamo vissuti quasi per 10 anni. 10 anni di una storia che ha rubato e ha distrutto tantissimi sogni della nostra infanzia. Io ringrazio molto Berus che sta comunque raccontando non quello che solo è successo a Manus e sta succedendo in altre parti del mondo. È anche una pezza della nostra storia che è stata dimenticata comunque, e tanti anche vogliono che essere dimenticata. E io ancora stimo Berus perché comunque adesso sta raccontando la sua storia, e voi e molti altri lo stimano forse, però nel suo proprio paese natale viene attaccato e viene definito come un traditore che ha fuggito comunque che sta raccontando delle cose che non vanno a vantaggio del regime che è in potere. E infatti il suo libro è stato pubblicato in Iran con tante censure, tanti pezzi che non esistono nel quel libro che è stato pubblicato in Iran. Afarin Kakaberozor Hoshalmo Yuadarim Sarkotubi. Grazie a voi per questa opportunità. Grazie. Vediamo. Non so se vuole. Marco mi ha detto di tradurre a lui quello che ha detto. Lo faccio? Berus, if you want, I can just summarize what Jamal just told him, just told the audience. Would you like for me to translate for you what he said? Okay, so he lives in Switzerland now. He is a translator, he's a poet, but he works as a driver here. And he says he truly understands what you've been doing, because he lived more or less the same situation. And when he was a kid, for 10 years, the situation was get up and go, run away, because you never know what can happen to you. And basically, they stole our dreams. And that's why he really wants to thank you for what you're doing, for telling what is going on in many places of the world besides Manus Islands, and for giving back some of your common history, which is often being forgotten, and people sometimes want it to be forgotten. So you had the courage to tell your story, and in his country you've been attacked for that. You were called a traitor for that, and you had to run away because you went against the regime. And your book was published in Iran, but very much censored. So thank you again for everything that you've done. Yeah, thank you very much. On the social media, on Twitter, because when I most of the time I just talk about the minorities in Iran, ethnic minorities, and that's why many people don't like me. Quindi appunto lui dice che lui adesso ha esteso il suo campo d'azione ad altre minoranze, ed è per questo che molte persone non lo amano tanto. But we do. Thank you very much. Thank you very much for being here with us. Grazie mille. Davvero.
Mi sa che purtroppo dobbiamo chiudere qui. So, goodbye. Good luck and stay well, and we hope to talk to you soon again in Chiasso. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Bye. Thank you very much. Grazie. Un saluto a tutti e al prossimo evento.